durante le rapine non hanno dimostrato di avere una grossa fantasia, tant'è che hanno utilizzato sempre lo stesso modo di procedere, a parte i giorni iniziali che ne hanno fatto una dietro l'altra, come è stato detto, il 6 e il 7 dicembre, poi le ultime due si sono stabilizzati sul sabato di entrambi, il 10 dicembre e il 17 dicembre, in particolare l'ultima, quella di Ventimiglia all'OK Market, dove successivamente alla rapina, praticamente circa 20 minuti dopo che si era consumata, è stata rinvenuta la macchina a Campo Rosso, macchina che era stata segnalata con una targa, la targa, come abbiamo detto prima, era stata contraffatta, per cui ci risultavano confermate solo alcune lettere e alcune cifre. Tuttavia il motore era caldo, la macchina corrispondeva sia al modello che al colore, quindi era verosimile che potesse essere quella. E oltretutto i sospetti sono quasi caduti, ormai alla quarta rapina, perché non era la prima, sono quasi caduti su quello che poi è stato sottoposto a fermo, tant'è che abitava lì a Campo Rosso, aveva l'abitudine di ritornare dopo le rapine sempre nel parcheggio vicino a casa, sempre di gettare durante la fuga il passamontagna, che era ricavato spesso in maniera artigianale o da pantaloncini da ciclista, ovviamente utilizzati ad arte, quindi facendo dei buchi per gli occhi, oppure da alcune maglie che lui trovava in casa e indossandole sempre in testa. La prima volta a Bordighera aveva utilizzato addirittura la tuta della società dove lui lavora, quindi diciamo che si era dato quasi un marchio distintivo. E la prima volta addirittura a Bordighera, dove in quel caso intervennero i carabinieri, si era tolto anche il passamontagna, quasi perché gli dava fastidio, probabilmente non lo aveva confezionato a sua misura, e lui stesso ha dichiarato che stava quasi per tornare indietro, perché quando si è tolto il passamontagna aveva visto una delle commesse particolarmente spaventata. Quindi questo lo dimostra tutta, se le dichiarazioni ovviamente sono reali, della forza di questi soggetti. Il bottino più o meno in tutte le rapine varia tra le 200-300 euro e in due casi siamo arrivati anche a 1800 euro, quindi comunque per rapinatori che in giro di 15 giorni fanno 4 rapine riescono anche a portare su una certa cifra come nulla facenti. Consideriamo che uno comunque è un dipendente in malattia, quindi comunque percepisce anche lo stipendio, magari a breve non lo percepirà più, però comunque percepiva lo stipendio. E appunto, come diceva il collega, erano due soggetti comunque pericolosi, perché quando si opera soprattutto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non si possono controllare le reazioni come le può fare una persona che magari agisce lucido e senza l'effetto di sostanze particolari. Se avete delle domande. Ho preparato un filmato, se Valente può arrivare, può arrivare appunto alla rapina al supermercato, una delle rapine al supermercato, non questa in farmacia, questa qua. Prima, adesso stanno scappando, prima ancora. Prima quando inizia la rapina. Ecco, vedete un attimo, fermo. Stanno arrivando, ci sono due signore alla cassa, lo vedete? Due donne alla cassa, i due rapinatori, per farvi capire come non siano professionisti e quindi più pericolosi perché balordi, arrivano. Normalmente dei professionisti non fanno questo lavoro, uno va alla cassa e l'altro si ferma lì e controlla la situazione in sala. Perché? Perché vedete cosa succede dopo. Mentre loro si stanno occupando della cassa tutte e due, le due signore piano piano si vanno alla fuga, giustamente, perché chiaramente non è che dovevano aspettare. Però nessuno dei due se ne accorge di questo, e questo è un elemento di rischio, perché chi in quel caso non è avvenuto, perché probabilmente le donne erano spaventate, ma chi riesce a uscire durante la rapina in corso chiama subito il 113, e quindi tutti mettono in una condizione di essere praticamente subito preso. È chiaro che un modo di operare così è un modo di operare estremamente approssimativo,
E quindi è anche un modo di operare che non dà garanzie di freddezza e di saper far fronte poi alle situazioni che dovessero capitare. Un conto è avere un coltello in mano, un conto è avere una pistola in mano. Con una pistola in mano le situazioni possono essere molto più pericolose. Abbinato questo alle condizioni e ai discorsi che questi due balordi facevano fra di loro, mi dà la misura di come la cocaina possa devastare la testa di una persona. Tra l'altro, buona parte del materiale, sia dei coltelli che degli indumenti utilizzati, sono stati rinvenuti nel corso delle perquisizioni, quindi un ulteriore, diciamo, riscontro a quanto già emerso dall'attività tecnica in atto e dai primi accertamenti. Impronte digitali sono trovate riscontrate, perché ho visto che in alcuni video sono senza guanti, diciamo, magari non so se avete anche un Diciamo che riscontro di questo il tipo. primo intervento in quel caso non è stato effettuato alle pattuglie della Polizia di Stato. Naturalmente tutti gli elementi devono essere raccolti e quindi nei vari fascicoli, quattro fascicoli, due mi sembra con l'intervento nostro e due con l'intervento della Carabinieri, sono stati riuniti allo stesso magistrato che ha coordinato l'inchiesta, per cui il contenuto poi delle varie accertamenti che dovranno arrivare mano a mano confluiranno nell'unico quadro probatorio, per cui se sono state rilevate, probabilmente le impronte sono ancora in corso di esame, perché erano senza guanti, però non è detto che l'impronta che viene lasciata sia utile, perché anche lì avete visto che c'è uno strusciamento, quindi chiaramente un'impronta strusciata non dà i 17 punti necessari per poter essere probatorio. Quindi quando poi i vari accertamenti confluiranno, noi abbiamo fatto questi fermi sulla base di indagini tradizionali che sono state fatte a prescindere dalle impronte digitali. Al momento dell'arresto loro hanno detto qualcosa, hanno confessato, hanno... Allora, al di là delle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza, che ci hanno comunque consentito di fare un'attività nell'immediatezza assai utile, quali quella di rinvenire alcuni anche indumenti, alcuni strumenti, quali coltelli utilizzati, in sede poi di convalida si sono entrambi avvalsi della facoltà di non rispondere. Chiaro, prima un guardo, l'avvocato si guarda tutti gli atti e poi dopo si cerca di capire come orientare la difesa. Qual è la pena, diciamo, per questo tipo Beh, la di pena per reati? rapina, poi sono quattro rapine in Tenete conto che concorso. sono quattro episodi di rapine che vengono contestati e in un caso, o perlomeno a uno dei due soggetti, è contestata anche la recidiva reiterata, il che fa aumentare, insomma, di parecchio le Come io il possibilità. codice a memoria non me lo ricordo, se tutti i ricordi, se no lo posso Sono pensare, diversi non mi anni, parecchi, ricordo, ragazzi, parecchi anni comunque, da sono 8 8 anni, anni, se non da 2 a 8 ricordo, rapine, sì, quindi la la vedo sede della rapina, che c'è l'aggravante delle armi e poi c'è naturalmente il concorso che fa scattare un aggravio di pena perché sono quattro a rapine in concorso, continuazione. sì, loro, di solito la misura della continuazione, in realtà poi il concorso formale di reato. Chi lavorava era a Fresina? Chi lavorava era a Fresina? Che lavoro fa? Lavora In una in una ditta ditta di pulizia a all'estero. Monaco. La macchina era rubata o No, no. era sua? Che tipo di macchina era? A Una Citroen Citroen nera, C1. Citroen C1 nera. Usavano il Nastro adesivo per nastro adesivo proprio fulminare. per contraffare Parcheggiava sempre al suo vicino a punto. casa, sempre. Sì, anche questo è un altro elemento di non Professionalità. lucidità e professionalità. Però attenzione perché il rapinatore professionista è molto più prevedibile e molto più facilmente contrastabile e diciamo, tra virgolette, dà garanzia di professionalità anche nel crimine. Invece il rapinatore di questo tipo è il classico balordo, Sono le reazioni. le cui reazioni sono imprevedibili ed è quindi proprio per questo motivo si affida al caso, fra l'altro in questo caso questi due signori avevano una grande considerazione, si compiacevano di riuscire a sfuggire alle indagini della polizia e dei carabinieri senza sapere che li stavamo ascoltando. Peraltro proprio chiaramente su indicazione del signor Questore, in tutto il periodo anche delle festività natalizie erano stati rafforzati i servizi e di controllo del territorio e anche investigativi volti proprio alla prevenzione dei reati predatori. In uno di questi servizi addirittura questi due soggetti, sempre nella zona di Campo Rosso, erano stati
da due carabinieri che peraltro in quell'occasione erano, come dire, in borghese, si erano accorti di questi qui, erano anche scappati, c'è stato anche un inseguimento, cosa che poi loro hanno commentato e che noi abbiamo, diciamo, l'attività di intercettazione. Sì, questo è stato molto utile, questa attività dei carabinieri è stata molto utile, perché il loro commento ci ha riportato a un episodio che poteva essere conosciuto solo da chi l'ha fatto. Diciamo che comunque nelle intercettazioni loro hanno parlato espressamente di questo. Durante le intercettazioni hanno parlato di vari episodi che si riconnettevano alle rapine, per cui poi anche quello che viene detto è un ulteriore elemento abbinato, cioè dove viene detto, perché la possibilità di monitorare tramite il GPS e evidentemente gli apparecchi telefonici, ma anche l'autovettura, ci ha consentito di ricollegare le espressioni da loro utilizzate anche al luogo in cui veniva detto, che era talvolta il luogo dove avevano compiuto le rapine. Sì, c'è una sorta di feticismo, no? Dell'azione, per cui questi signori amavano anche ripassare, commentare, c'è quasi un compiacimento nell'esercizio, peraltro maldestro. Poi tornavo sul luogo del delitto, diciamo. Di essere dei grandi criminali, poi alla fine sono caduti in quello normalmente in cui c'erano tutti i criminali poco avvezzi. Per noi è costato molto, perché chiaramente tenendo sotto osservazione per più di 15 giorni, insomma, 20 giorni, non mi va a dire averli sempre sotto controllo, cioè con questi si muovevano, noi andavamo dietro, perché non è un conto, abbiamo gli strumenti elettronici, chiaramente oggi possiamo fare indagini anche senza avere, diciamo, il contatto visivo, però non dobbiamo avere delle pattuglie che siano pronte a intervenire conoscendo, cioè l'ufficio ci deve essere uno che segue i movimenti e sente i telefoni, e fuori ci devono essere altri 3 o 4 che intervengono se per caso questi dovessero fare un colpo, diciamo. Non è che possiamo consentire che venga fatto il colpo, anche perché poi non possiamo sapere con personaggi del genere come va a finire la cosa. Quindi è stata una cosa complessa che si è verificata proprio durante le vacanze dalla paretta Podano, il periodo chiave, e che ha impegnato gli uomini della squadra mobile, gli uomini del commissariato, senza conoscere vacanze, ferie.